Il Palio Nazionale delle Botti è un appuntamento irrinunciabile per le città del vino italiane, un evento in cui si intrecciano sport, momenti di condivisione e festa, a cui da quest'anno anche Refrontolo ha preso parte, ospitando una delle tappe di accesso alla finalissima che, per il 2017, si terrà nella frazione senese di San Gusmè. Diciamo che la comunità lo aspettava, l'aveva sognato, l'aveva desiderato per tanto tempo e finalmente quest'anno avviene questo palio a Refrontolo con grande impegno da parte di tutte le associazioni di volontariato. Città del Vino aveva già approvato il progetto lo scorso anno e quindi siamo molto felici, soprattutto che molte squadre abbiano accolto il nostro invito a essere qui a Refrontolo. Abbiamo ben 10 squadre di molte regioni d'Italia e siamo felici perché alla fine è una competizione sportiva, prima di tutto è un grande circuito di amicizia, di solidarietà, di confronto di prodotti di vari territori. Questo progetto che Città del Vino ha fatto partire 10 anni fa, il Palio delle Botti, riscuote successo perché nella competizione ci sono molti valori e quindi c'è un grande abbraccio a tutta l'Italia, ma soprattutto alle piccole realtà come la nostra, i piccoli comuni in cui ci sono realtà, prodotti specifici che possono essere Prosecco ma può essere anche Refrontolo Passito, e tutto questo in un periodo in cui il nostro territorio è candidato a diventare patrimonio UNESCO e quindi porta alla luce le cose secondo noi migliori, in quanto si attivano proprio quei circuiti virtuosi ma anche di volontariato, ma anche di belle cose, di bei valori che vediamo qua con coinvolgimento dei giovani, e questo ci fa molto molto piacere. Il pomeriggio di domenica 7 maggio, data fissata per la tappa nella città trevigiana, si è aperto con una sfilata che ha visto susseguirsi, insieme alle 10 squadre finaliste, personaggi storici della tradizione refrontolese, la Scuola Tamburi Antichi e l'Associazione Musicale Giovani Accordi. Si è proseguiti poi con le gare vere e proprie, la corsa di spinta alla botte a slalom, in cui si sono sfidate squadre miste, e la novità della gara di spinta femminile, che ha visto la squadra di casa trionfare su quelle di Maggiora e su Vereto, che si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e terzo posto del podio. Palio 2017 di Refrontolo, pronti per questa edizione? Certo, siamo pronti, abbiamo una squadra che è un misto di tante contrade di Valdobbiadene e quindi siamo pronti e carichi per questa sfida. Siamo prontissimi, è un piacere essere qua, ringraziamo tutta Refrontolo per averci ospitato. È la prima edizione di questo palio, quindi percorso nuovo, tutto da scoprire, non vediamo l'ora di iniziare. Certamente è una grossa, per noi abbiamo già vinto, perché organizzare una tappa del Palio Nazionale qua a Refrontolo è stata una grossa scommessa. Abbiamo tanta esperienza perché partecipiamo da anni alle varie tappe in giro per l'Italia, quindi abbiamo fatto un po' di esperienza. Qua oggi c'è tantissima gente, le aspettative erano che arrivasse tantissima gente. Siamo contenti perché la comunità ha partecipato tantissimo a questa manifestazione. Le associazioni, tutti sono dati da fare, tutti per svolgere nel miglior modo la manifestazione. Il Palio delle Botti è un evento importante per quanto riguarda la provincia di Treviso, perché ci sono 3 squadre che gareggiano a livello nazionale in questo circuito dell'Associazione Città del Vino, che sono Valdobbiadene, Vittorio Veneto e Refrontolo. E è veramente è importante essere qui perché la squadra di Refrontolo si è sempre distinta per capacità e merito nelle gare appunto fuori comune e anche fuori provincia, e oggi per loro è la prima volta di questo avvenimento e bisogna esserci perché è giusto riconoscere la loro capacità, la loro bravura, la loro voglia di fare, quindi la presenza è più che importante. Momento saliente della giornata è stata la gara nazionale di spinta alla botte, che si è svolta su un percorso di 1250 metri, suggestivo ma impegnativo, e che si è conclusa con la vittoria sempre dei padroni di casa, seguiti dalle squadre di Maggiora e Suvereto.
Un evento che ha attirato nella città di Refrontolo circa 3.000 persone, ripagando lo sforzo organizzativo dei numerosi volontari accomunati dalla passione per la corsa con le botti che si sono impegnati nella realizzazione dell'evento. Arrivate fin qui per vedere il palio? Sì, sì. Vi sta piacendo? Sì. Moltissimo, è molto bello da vedere. Di dove siete? Di Refrontolo. Quindi giocate in casa? No, giochiamo in casa. Giochiamo sì in casa. Quindi siete per vedere il primo palio? Certo, il primo palio di Refrontolo. Vi sta piacendo al momento? Certo, certo, molto bello. Voi di dove siete? Refrontolo. Refrontolo. Stamattina ho vinto le qualificazioni e Refrontolo è arrivato terzo, d'altronde è Refrontolo e Maggiora e quelli da Verghereto, sono loro i tre più forti. Noi collaboriamo con la Protezione Civile, Gruppo Alpini, qua di Refrontolo, un bel evento, bella giornata, speriamo che tutto vada bene e non succeda niente. Di dove siete? Siamo qui di Sernaglia. Siete venuti a vedere il palio? Sì. Siamo qua con tutti quanti, sì. No, è una bella rappresentazione, penso, per tutta la zona qui. E oggi si tiene il primo palio, l'abbiamo voluto, l'abbiamo ottenuto e siamo qua proprio per soddisfare le nostre ambizioni. Dico che il palio per noi era una scommessa, diciamo che l'abbiamo già vinta. E sì, portando il palio a Refrontolo l'abbiamo già vinta questa scommessa, e il tempo ci aiuta. Cosa posso dire di più? Il percorso che abbiamo tracciato è un percorso molto insidioso, speriamo di far bene. E il pubblico è numeroso, lo troviamo molto appassionato di quello che stiamo facendo, speriamo che vada tutto per il meglio, ecco. Bravo! Allora, la partenza, siamo partiti dalla terza griglia di partenza, al terzo posto, e poi nella parte più larga siamo riusciti a superare due squadre. Poi la parte più dura è stata sicuramente le scale di Calle Pagliaro, perché lì dovevamo dare tutto e dare la botta in mano alla seconda coppia che la portava alla linea del traguardo. Un successo oggi per il prossimo appuntamento di questo palio delle botti, quando sarà, dove sarà? Il prossimo appuntamento dove sarà? Vittorio Veneto, il 16 luglio. Successo quello di oggi, anche se giocavate in casa, più che meritato. Sì, perché dopo la qualifica siamo arrivati terzi, non si pensava tanto in positivo, perché c'è Maggiore e Suverete, sono due squadre molto forti davanti, però ci siamo impegnati e abbiamo fatto il nostro risultato. Una sfida prima della partenza, ma poi tutti amici dopo la partenza, giusto? Questa è la cosa più bella secondo me del palio, essere tutti amici, poi se si vince bene, se non si vince si è felici lo stesso, perché si è tutti amici, si sta bene insieme, basta. Purtroppo in partenza abbiamo avuto qualche problema, siamo arrivati quarti in cima alla salita, quella difficile sulla scalinata, poi abbiamo recuperato, però complimenti a Refrontolo che ha fatto una gran gara. È una cosa indescrivibile questa, lo spirito delle botti è proprio questa cosa qui, siamo rivali per 5 minuti ma amici eternamente, 365 giorni l'anno. Cosa sarebbero i paesi se non ci fossero i volontari? Sarebbe poca cosa, perché il volontariato è la cosa principale in un paese praticamente. Sì. Ok. In quanti volontari hanno collaborato oggi per l'evento di questa giornata? Ma a stima sono attorno ai 200 volontari, sì. Tra Alpini, Protezione Civile, il Calcio Refrontolo, i spingitori e il Palio delle Botti, la Proloco stessa del posto. Sì.